Ecco amici di Pianeta Giovani le immagini della prestigiosa gara riservata alla categoria allievi che si è svolta domenica 6 ottobre nella provincia di Bergamo. Una delle gare più attese dell'intero calendario nazionale, certamente tra le più ambite dai nostri giovani atleti. Una gara insomma adatta a corridori completi e soprattutto in ottima condizione atletica. Il 59esimo Gran Premio Leco di Bergamo. 262 gli iscritti e 234 prendono il via alle ore 9:30 in punto. Organizzazione affidata alla società Team 2003. Ancora qualche numero per meglio definire il livello della manifestazione. 29 sono le province presenti, rappresentate da ben 71 società provenienti da tutte le regioni d'Italia. Numeri importanti certamente, ma altissima partecipazione anche dal punto di vista qualitativo. Presenti atleti che si sono confermati tra i migliori di categoria nel corso di tutta la stagione, occupando le prime posizioni di varie classifiche ufficiali e non, ma di indubbia obiettività. Evitiamo di stilare elenchi per evitare di dimenticarne impropriamente alcuni e ci limitiamo a citare tre campioni italiani presenti. E ricordiamo per onor di cronaca, sono il portacolori della società Edil Soligo, Nicola Rossi, campione italiano a cronometro, Francesco Castegnaro e Filippo Capretti, la Rizza Thermo King, che hanno conquistato il titolo nella specialità Madison in pista. Una gara tecnica caratterizzata da un tracciato in linea con diverse asperità da superare. La prima in verità non molto difficile, posta a circa 25 km dalla partenza, la Tribulina, per arrivare allo scollinamento in zona Cenate di Sotto. Ecco le immagini del Gran Premio della Montagna con in prima posizione Luca Cappelli, Bottegone, davanti ad Alberto Bettiol, Castel Fiorentino e Andrea Roganti, Pedale Toscano. Ma anche il resto del plotone leggermente allungato, senza particolare difficoltà allo scollinamento. Salita di circa 7 km, non particolarmente impegnativi, che come le immagini ci confermano affrontate dall'intero gruppo con andatura brillante, ma senza particolari scossoni. Sul nostro taccuino segnaliamo un solo timido tentativo nella prima parte di ascesa operato da Zullo Antonio in maglia Borgonovo Fiuggi, ma prontamente rientrato nei ranghi. Zona Trescore Balneario con i primi interessanti tentativi di allungo. Ci prova l'indomabile Alessandro Mazzelli della Ronco in compagnia di Federico Capretti in maglia alla Rizza. Un tratto di strada veloce questo in leggera discesa in direzione Albino. Alle spalle all'inseguimento ancora una coppia. Sono Carlo Calissi, Capriolo e Fausto Gimondi, Cicloteam, che rientrano formando così un quartetto al comando. Gruppo che invece non sembra particolarmente preoccupato dello svantaggio, procede compatto, allargato sulla sede stradale in attesa della naturale selezione che il Colle San Gallo inevitabilmente dovrà produrre. Scollinamento ai 758 metri di altitudine dell'ultima salita, con in testa Simone Stermini, Borgonovo, presto raggiunto da altri 9 atleti nella successiva discesa. Al comando dunque, oltre al fuggitivo, troviamo Alessandro Ferrari, Cicloteam Nembro, Roberto Cattaneo, Paladina, Alessandro Polla, Viene Berger, Stefano Verona, Romagnano, Marco Wackerman, Molinello, Matteo Cigala, Monteclarense, Umberto Barella, Rostese, Luca Cappelli, società Bottegone e Andrea Garosio, Capriolo. Il gruppo degli inseguitori con un distacco di circa un minuto nella testa della gara con Rota Alex Scalabrini, il più motivato a ricucire il tutto, ma ormai è tardi. Qualche scatto nei chilometri finali, ma niente di fatto. Si giocheranno la vittoria in uno sprint ristretto. In zona arrivo moltissimo pubblico, ordinatamente allineato dietro il transennamento, aspetta l'epilogo della gara. Eccolo in fondo al viale con Matteo Cigala già nettamente in testa, che vince la sua decima gara stagionale. Sul podio Alessandro Polla e Stefano Verona. Ecco le premiazioni con Matteo Cigala a vestire la maglia Gran Premio Leco di Bergamo. Federico Capretti, società La Rizza Thermo King, indossa la maglia dei traguardi volanti. E infine Luca Cappelli, Bottegone, con la maglia relativa al Gran Premio della Montagna. Questo è il podio del 59esimo Gran Premio Leco di Bergamo. Stefano Verona, Alessandro Polla e il vincitore Matteo Cigala della Monteclarense.
La classifica, vediamola insieme. In decima posizione Marco Tomi, pedale toscano. Nono Alberto Bettiol, Castelfiorano. Ottavo Roberto Cattaneo, Paladina. Settima posizione per Luca Cappelli, Bottegone. È giunto sesto Umberto Barella, Rostese. Quinto Marco Capelli, della Mulinello Ciclismo. Quarto posto per Simone Stermini, Borgo Nuovo. In terza posizione chiude Stefano Verona, Romagnano. Secondo gradino del podio occupato da Alessandro Polla, della Föhn Wienerberger. E primo Matteo Cigala, della Monteclarense. Allora, una gara combattuta, quando hai pensato di poterla vincere? Ma quando ho visto che ero nei primi ed ero uno dei più veloci, ho sperato nella vittoria, infatti sono stato a controllare tutti gli scatti e poi sono riuscito a vincere in volata. Una dedica? La dedico a tutta la squadra, al nonno che ha compiuto gli anni e poi al mio presidente Tarciso e al mio allenatore Marcello. Corazon.